Buonasera a tutti, benvenuti per questa conferenza di VIS. Io sono Marco Valdés, sono coordinatore del progetto VIS, che sta per Virtual Immersions in Science, ovvero sia immersioni virtuali nella scienza. VIS rappresenta il progetto di outreach e comunicazione scientifica della Scuola Normale Superiore. È un progetto che è nato da un paio d'anni e che gradualmente con il tempo ha acquisito ha sviluppato nuove attività. E lo scopo principale di questo progetto è di far sapere che tipo di ricerca si svolge alla Scuola Normale e anche in che cosa consiste l'attività di ricercatore per chi non fa ricerca, diciamo, di mestiere. E ci sono varie attività che fanno parte di VIS, alcune sono state inaugurate quest'anno. VIS punta molto sulla visualizzazione avanzata dei dati scientifici e in questo ha collaborato sin dall'inizio con il centro Denis Lab, diretto dal professor Barone, e con due attività importanti che sono le visite al Cave 3D e da quest'anno tramite Oculus Rift. Sono strumenti per visualizzare in modo tridimensionale, immersivo e interattivo dati scientifici che vengono prodotti qui alla Scuola Normale. E un'altra attività importante si chiama Un giorno da ricercatore ed è un concorso nazionale con cui ragazzi e studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia possono vincere, diciamo, un giorno da ricercatore spesati di tutto qui alla Scuola Normale. 5 ragazzi vengono scelti in tutta Italia. E quest'anno una nuova attività si chiama Percorsi nella Storia ed è stata avviata in collaborazione con l'archivio e con la biblioteca. Sono dei percorsi bimestrali su un tema storico che si svolgono all'interno appunto delle sedi della biblioteca e dell'archivio e che si possono prenotare online. Tutto questo si prenota sul nostro sito web vis.sns.it. E poi l'attività a cui state partecipando oggi, che è, diciamo, un po' quella principale di VIS, che sono le conferenze pubbliche, in cui grandi scienziati italiani spiegano una ricerca che gli ha cambiato la vita o comunque spiegano qual è la loro esperienza quotidiana, diciamo, di ricercatore. E quindi oggi abbiamo come ospite il professor Carmine Ampolo, che è stato appunto professore alla Normale per moltissimi anni, e lascio la parola al dottor Gianfranco Adornato per introdurlo bene. Buonasera a tutti, buonasera anche al nostro ospite, che non è un ospite come tutti gli altri, essendo stato professore ordinario alla Scuola Normale dal 2000 al 2015 e preside della classe di lettere dal 2001 al 2004. Mi scuso per questa attitude un po' informale, ma sono stato incaricato di questo servizio non molto tempo fa, ero a lezione, quindi mi sono catapultato cogliendo l'occasione appunto per ascoltare l'intervento di oggi del professor Ampolo. Molto brevemente, anche perché raccontare per intero il percorso di Carmine Ampolo è davvero articolato e complicato, vista la natura ampia dei suoi interessi, che spaziano dalla storia antica all'archeologia, a studi di iconografia, a studi molto importanti e fondamentali sul Lazio antico e su Roma arcaica. Ha studiato a Roma, alla Sapienza, e ha condotto altri studi presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene, per menzionare solo uno dei luoghi più prestigiosi dove si è formato, sotto l'egida di due maestri che ha ricordato ancora di recente in una pubblicazione sull'Agorà e l'Agorai, sotto l'egida di due maestri come Arnaldo Momigliano e Pugliese Carratelli, entrambi numi tutelari qui alla Scuola Normale. Carmine Ampolo ha diretto dal 2001 il Laboratorio di Storia, Archeologia e Topografia del Mondo Antico, fondato da Nenci nel 1984, rivitalizzando gli scavi e le attività di scavo e ricognizione, studio dei materiali, nei siti archeologici di Entella, Segesta e Caulonia.
Come vi dicevo, lo spettro degli interessi di Carmine Ampolo è davvero ampio e anche noi studenti che siamo passati in piacevoli discussioni, ora a lezione, ora a ricevimento, abbiamo potuto cogliere solo una parte di tutti questi aspetti. Lo ricordo anche con molto affetto, in quanto in uno dei miei primissimi seminari qui alla scuola, come perfezionando, seguendo il corso di storia greca, il professor Ampolo mi incoraggiò a pubblicare un articolo poi uscito sui Mélanges de l'École française di Roma, dedicato proprio a Roma arcaica e all'area sacra di Sant'Ommo Bono. E così come anch'io ricordo con emozione quegli anni e quel periodo, anche noi oggi con questa presentazione che lega in maniera pericolosa questi due aspetti, l'archeologia e la storia, vuole essere un saggio delle ampie competenze del professor Ampolo, di cui vorrei ricordare anche la promozione di numerosi incontri scientifici di studio qui a Pisa, ma anche in Sicilia, a cominciare dalle giornate intitolate Guerra e Pace in Sicilia e nel Mediterraneo nel 2003, seguito da un secondo incontro nel 2006 con immagine e immagini della Sicilia e delle isole del Mediterraneo antico, promotore anche di un'altra giornata di studi sulla Agorà e sulle Agorai nel mondo antico, che hanno visto poi esiti editoriali con pubblicazioni, e si aspetta adesso la pubblicazione di un ulteriore incontro realizzato proprio qui alla scuola nel 2009. Come vi dicevo, solo per darvi un'idea degli interessi e dei contributi ancora fondamentali e per certi aspetti pionieristici nella disciplina, vi ricordo alcuni contributi dedicati al rapporto tra Grecia e Roma, sia da un punto di vista iconografico o di trasmissione di culti, come nel caso dell'Artemide di Marsiglia e la Diana dell'Aventino, o osservazioni più a carattere topografico e architettonico, come nel caso di uno studio sulla Regia, sul Rex Sacrorum e sul culto di Vesta. Potrei citare molti, molti altri articoli e contributi, ma menziono ancora, per quanto riguarda l'attività di storico e della storiografia, per quanto riguarda la traduzione e il commento delle Vite di Teseo e Romolo di Plutarco, uscito nel 1988, per rendere chiaro ancora una volta dell'ampiezza degli interessi, che spaziano anche a temi di economia e istituzioni politiche, come lo studio sulla formazione delle città nell'Italia antica e della polis in generale, o studi di epigrafia. Proprio su questo, in quest'ultimo campo, diciamo che più di recente, grazie anche agli scavi da Segesta, il materiale epigrafico venuto alla luce in questi ultimi anni ha portato Carmine Ampolo a questo suo interesse primario, e aspettiamo davvero con grande attenzione la pubblicazione del corpus segestano, ma mi piace concludere questa brevissima presentazione menzionando una scoperta recentissima, la Tabula Caoloniensis, che vedrà
presto alla luce proprio in un edizio Princeps che combina ancora una volta gli interessi dello storico, dell'epigrafista, dell'archeologo, dello studioso del mondo antico ampiamente inteso. Io lo ringrazio e auguro a tutti voi un buon ascolto. Grazie a voi e a Gianfranco Adornato per le parole gentili e agli amici del VIS per l'invito, fa oggettivamente sempre piacere venato un po' di emozione di parlare in qui. Il visitatore che passa davanti al bel edificio neoclassico, progetto del danese Christian Hansen, che ospita l'edificio centrale, il main building dell'Università di Atene, università intitolata, come è noto, a Capodistria, vede all'interno del portico un curioso fregio con le allegorie delle varie discipline e scienze, le quali circondano il primo re della Grecia indipendente, Ottone, rappresentato in trono, quasi come uno Zeus, ma con tanto di baffoni, più barbarici che classicisti. Questo fregio, il cui disegno è opera di un artista austriaco, Karl Rahl, 1812-65, fu eseguito o completato in realtà successivamente da un pittore polacco, Lebidski, verso il 1888, se le mie fonti sono giuste. Esso celebrava la rinascita delle arti e delle scienze nella Grecia del re Ottone. Qui ovviamente interessa in particolare la presentazione della coppia storia e archeologia, con a sinistra però la matematica molto pensosa e a destra la filosofia piuttosto declamatoria. Ovviamente nulla dico della qualità di queste opere, che possono sembrare che sono un po' tipo Pompier, ecco, ma mi ricordo da quando le vidi la prima volta dopo il restauro efficace, il sorriso si venò di interesse per gli abbinamenti. L'astronomia e la fisica sono relegate, sono le ultime due a destra. Mi dispiace per i colleghi. Si noti che l'archeologia abbraccia la storia, c'è una mano sulla spalla, è l'unico caso. La prima tiene nelle mani un vaso attico a figure nere, che forse qualcuno potrà ritrovare nei repertori, e la storia sta scrivendo su una tavoletta, ovviamente. Questo rapporto quindi appare qui stretto, idilliaco, ma naturalmente, come sappiamo, non è stato sempre così, e soprattutto la concezione, anzi i modi di concepire entrambi i due saperi, in particolare l'archeologia, ancor più che la storia, sono stati, come è noto, molto diversi nel tempo e non solo, fecondi certo di risultati scientifici, ma anche di ombre e di balle di scienza, per riprendere il titolo di una interessantissima mostra pisana recente a Palazzo Blu. Un percorso ormai abbastanza lungo, purtroppo, di lavoro scientifico ed esperienze in più ambiti mi permette, spero, di ripensare il tema scelto in modo non astratto, ma con alcuni esempi concreti. Mi scuseranno i colleghi perché alcuni sono notissimi e si rischia di dire banalità. Tralasciando il tema delle origini del rapporto storia-archeologia, che ci porterebbe direttamente alla storiografia antica e al problema monumento-documento-letteratura, mi limito solo a un cenno alla questione dibattutissima del rapporto storia-antiquaria, caro come è noto Arnaldo Momigliano. Schematizzando al massimo, potremmo dire che la prima forma in cui si presentò in età post-antica la relazione storia-archeologia fu ovviamente l'antiquaria, cioè lo studio delle antiquitates. Qui, per ovvi motivi anche di tempo, faccio solo due esempi significativi. Francesco Bianchini e Alessio Simmaco Mazzocchi. Il primo
esemplifica al meglio la famosa tesi di Momigliano, secondo cui l'antiquaria si sviluppò e diede nuova sostanza alla storia come reazione al pirronismo, cioè allo scetticismo che si diffuse soprattutto a partire dal 600 e dal 700, con alcune anticipazioni precedenti, quando, per dirla con Paul Hasard, in un libro molto ben scritto, anche se non sempre apprezzato dagli storici, «On cherche, on doute, on montre un appétit de connaître qui reste insatisfait. On acquiert cette triste sagesse qui consiste à savoir qu'on ne sait rien». E lo fa esplicitamente dopo aver parlato proprio dei dubbi sulla storia romana più antica, sulla storia greca e i famosi saggi apparsi nella pubblicazione dell'Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres. Ma è bene ricordare che per Momigliano l'antiquaria riscattò la storia dagli scettici, anche se gli antiquari non scrivevano storia. L'unione, come è noto, per Momigliano avviene solo con Gibbon e poi nel XIX secolo, un tema molto, diciamo, dibattuto. La tesi, come è noto, in Italia è stata contestata da Giarrizzo, altrove in Germania e altrove da Ingo Herklotz, eccetera, ma c'è stata anche una bella risposta di Oswin Murray, l'amico Murray. Ma comunque la tesi di Momigliano credo colga una parte essenziale dello sviluppo della storiografia moderna sull'antichità e non solo. Ora, la storia universale provata con monumenti e figurata con simboli degli antichi, la prima edizione del 1697, almeno nei propositi, va proprio in quella direzione. I monumenti, le monete, eccetera, provano la storicità di quanto narrato dai testi, anche se nella pratica qui spesso si tratta solo di una illustrazione, a volte fatta a posteriori, ma finalizzata però ad una visione sostanzialmente religiosa e provvidenziale della storia. Basti vedere qui il frontespizio in cui trovate l'obelisco davanti a San Giovanni a Roma e vedete bene che cosa viene incoronato, come, e, eccetera. Bianchini è però anche un'ottima illustrazione dell'unità del sapere. Fu anche, infatti, come è noto, uno scienziato, un astronomo di rilievo e soprattutto studioso di cronologia, oltre che storico e antiquario. Tutti questi vari saperi, a livelli molto diversi, in qualche modo si fondevano in lui. Ed era, questo già ricordato, ad esempio nel ritratto, trovate in basso proprio la definizione astronomo, cronologo, storico, antiquario, che anche questo è di un certo interesse. L'altro esempio che volevo fare, proprio per brevità, è solo quello di Mazzocchi, che nella sua edizione delle Tavole di Eraclea, recanti famosissime iscrizioni greche e latine, sono ancora oggi il testo epigrafico più lungo e fra i più importanti in assoluto della Magna Grecia, rivelò con enorme dottrina la cultura e la storia dei greci della Magna Grecia. E il ritrovamento di queste lunghe epigrafi gli consentì di andare ben oltre le prime analisi moderne che erano state fatte, un vero innovatore, dall'olandese Golzius, che si basava però solo sui testi e soprattutto sulle monete. Trovo molto interessante in cui, nell'opera, me ne sono occupata altrove, è stata presentata la pretesa, diciamo così, scoperta archeologica delle stesse tavole. Ma in Mazzocchi l'interpretazione della grecità della Magna Grecia è in realtà in chiave biblica e collegata strettamente all'affermazione di un'origine orientale delle popolazioni dell'Italia antica, concezione che, come è noto, ha una lunga storia, di cui certo non mi posso occupare in questa sede, ma che comunque va tenuta presente. Queste sono, diciamo così, un po' le premesse più antiche in età moderna. Passo ora a una distinzione preliminare che è necessaria a comprendere in concreto alcuni aspetti del rapporto attuale storia-archeologia.
Un conto è l'uso dell'archeologia per quel che riguarda momenti ben noti, documentati, ricchi di testimonianze letterarie, epigrafiche, archeologiche, di documenti in genere. Come per fare un esempio chiaro, che so, l'età di Augusto, l'età di Pericle. Qui storia dell'arte e resti materiali sono parte importante di un quadro che è storicamente noto e nessuno mette in dubbio la stessa storicità dei protagonisti e della stragrande maggioranza, forse non di tutti, degli eventi noti indipendentemente. Quadro che ne viene integrato, notevolmente arricchito, fino a ampliare l'orizzonte conoscitivo, influendo spesso sull'interpretazione generale, su singoli problemi e a volte anche sulla mentalità di chi ricostruisce. Diverso invece è il caso in cui la storia è ricostruita solo a partire dai resti materiali, come ovvio, soprattutto periodi preistorici o culture note solo da tali ritrovamenti, oppure da questi e da ritrovamenti di testimonianze scritte che non sono però confrontabili con una narrazione o una tradizione, con la T maiuscola, pervenutaci indipendentemente. È il caso di alcune culture del vicino Oriente che sono rimaste estranee al racconto biblico. Quello di cui mi occupo qui invece, di cui mi sono occupato personalmente, almeno in qualche caso, sono invece tre casi ben diversi in cui esiste una narrazione pervenutaci letterariamente, ma in generi diversi, o attestata comunque da altra documentazione, ad esempio epigrafica, che un insieme che viene detta semplicemente, in modo spesso ambiguo, tradizione con la T maiuscola. Semplificando al massimo, nella storia dell'Occidente, ma forse qualcosa di analogo vale per altri ambiti lontani, di cui però non parlo perché non li conosco, ci sono tre grandi temi per i quali il rapporto storia-archeologia è stato e in parte è ancora importante. Il mondo biblico, sia vetero che neotestamentario. Il caso di Troia e ovviamente dei poemi omerici e del loro rapporto con il mondo ellenico nel secondo millennio, nei primi secoli del primo, il periodo all'alto arcaismo, e ancor più delle civiltà orientali a diretto contatto. Terzo, le origini di Roma, Roma arcaica e il contesto etrusco-italico. Ognuno di questi temi richiederebbe corsi interi, quindi immaginate se posso farne una trattazione esauriente, ma qualche punto lo voglio toccare. È ben noto un rapporto nei metodi di studio, basti citare per esempio Momigliano per la filologia classica e la filologia veterotestamentario. Cito, è evidente che nessuna valutazione della filologia classica tedesca dell'ultimo secolo, ovviamente riferito all'Ottocento, è possibile senza tener conto della sua costante e in Eduard Schwarz esplicita tensione con la filologia paleo e neotestamentaria, cioè in definitiva con il pensiero teologico protestante. Fine della citazione. Analogo, ma meno evidente, almeno nell'opinione diffusa anche tra studiosi, il rapporto tra metodi della critica storica applicata alla Bibbia e alla storia greca e romana. Non c'è tempo certo per trattarne in questa sede, ma va tenuto presente per comprendere aspetti fondamentali del successo di molte scoperte e dell'atteggiamento che ho chiamato più volte «La Bibbia aveva ragione», dal titolo di un celebre libro di Werner Keller apparso nel 1955 e che ebbe una diffusione paragonabile solo a quella delle opere di Ceram, o Ceram, in italiano Ceram, spesso si diceva, che è in realtà lo pseudonimo di Kurt Wilhelm Marek, famoso Götter Gräber und Gelehrte, Roman dell'archeologia. In italiano è stato tradotto efficacemente Civiltà sepolte, il romanzo dell'archeologia, che ebbe un enorme impatto. Pensate, la prima edizione è del 49, in Italia apparve nel 52, poi fu tradotto praticamente in tutto il mondo, scatenando un successo, e lui stesso ha continuato e ripetuto. Era un giornalista, ma di valore, molto serio, e scriveva, come saprete, forse molto bene, in modo coinvolgente. Finì per occuparsi dell'archeologia del cinema e anche del primo americano negli anni 70. Quelli che ho citato sono tre casi di
distinti, molto diversi in apparenza, ma tra loro c'è un minimo comune denominatore e nel corso della storia moderna c'è un nesso più forte di quanto si pensi. Anzi, in due casi, Troia e Roma, come è noto, il nesso è molto forte già nell'antichità. Lo studio del primo, il mondo biblico, ha influito direttamente sugli altri due come modello, come metodi usati, talora con passaggi dall'uno all'altro ambito per esercitare una critica storica che nel caso biblico era rischiosa o addirittura proibita. C'è il caso del giansenista De Pouilly e nel XIX secolo uno studioso di Nuovo Testamento e di filosofia greca, Albert Schwegler a Tubinga, che quando ebbe il divieto assoluto per proteste di occuparsi di mondo e di religione, diciamo, e di sacra scrittura, passò armi e bagagli alla storia romana arcaica, scrivendo una delle più ricche e acute e minute anche storie di Roma arcaica. Ora, lo studio critico e la difesa della tradizione con la T maiuscola in questi ambiti del XIX secolo hanno visto in realtà il coinvolgimento massiccio dell'archeologia. Tendenzialmente, semplificando, si è ripetuto in forme varie quanto era avvenuto secondo Momigliano nel 600 e nel 700, con la rivalutazione dell'antiquaria per contrastare lo scetticismo, il pirronismo, attraverso monumenti e documenti. L'idea che tramite i monumenti e la ricerca archeologica si possa convalidare la tradizione o comunque comprendere meglio i racconti biblici o d'Omero o Tito Livio è stata una molla decisiva. Inoltre lo si è fatto servendosi, in alcuni casi importanti, di una ricerca scientifica molto più ampia e globale. Già la famosa spedizione danese in Arabia toccò comunque l'Egitto, fece la prima misurazione delle piramidi, ma il suo scopo era anche biblico, conoscenze che potevano essere correlate con la Bibbia. Esplicitamente vi partecipò il padre del fondatore della moderna storia antica, Bartold Georg Niebuhr, il padre Karsten. E la straordinaria pubblicazione è ancora impressionante, uno scaffale di libreria. I partecipanti erano gruppo internazionale, morirono tutti, tranne il padre di Niebuhr, perché ovunque andava si assimilava agli usi e costumi locali, sin dall'abbigliamento, cosa che all'inizio suscitava vaste reazioni fra i suoi colleghi. L'unico sopravvissuto. E uno sguardo universale passò ovviamente su un livello diverso al figlio. E la spedizione danese fu poi il modello dichiarato della spedizione napoleonica in Egitto, quella della sfera di Rosetta e della poi porterà la decifrazione di Champollion dopo. È un punto talora sottovalutato. Lo studio epigrafico, storico ed archeologico era in queste spedizioni in realtà parte di un lavoro scientifico a tutto campo che coinvolgeva scienziati e specialisti di molti settori, dalla botanica alla chimica alla geometria e non solo disegnatori e misuratori o studiosi di monumenti o iscrizioni. Ora, lo studio archeologico ed epigrafico, nel caso della Bibbia, come è noto, ha coinvolto un'area molto vasta, cioè tutto il vicino Oriente, regioni vastissime, creando quindi non solo un'archeologia biblica in senso stretto, con istituzioni apposite anche, appoggiate dalla Chiesa alcune, ma travalicando questa e consentendo sempre più di inserire racconti biblici, come è noto, in un contesto molto più ampio della Terra Santa. Le tradizioni di studio vetero e neotestamentarie, con l'enorme arco di interpretazioni contrastanti, spesso in polemica, furiosa, e problemi, alcuni attualissimi e non solo culturali, si sono, come è noto, in più casi incontrate e scontrate con l'archeologia del vicino Oriente in senso esteso, che tende sempre più, per fortuna, ad avere una costruzione autonoma del sapere rispetto al racconto biblico. Ciò vale non solo per singoli casi, dirò appena due parole del caso di Gerico, ma ancor più per la cronologia in generale, qui il problema della
cronologia al carbonio 14-14 rivista e dell'applicazione della dendrocronologia ha dato degli esiti diversi, anche con polemiche anche furibonde fra laboratori israeliani e studiosi in un caso specifico di cui sono stato testimone olandese. Insomma, resta ancora vivo in realtà il tema della conferma o meno del racconto biblico, della tradizione, ma il contesto è diventato per una parte consistente, per fortuna, autonomo. Si pensi solo agli studi sul mondo anatolico, gli ettiti in particolare. Guardate, dato che questo ci porterebbe molto lontano, faccio rapidissima sintesi. Il caso di Gerico è famoso, no? Il libro di Giosuè, sesto, 1:27. Il sito di Gerico era stato identificato da Warren, giustamente con Tell es-Sultan, e indagato da John Gunstag negli anni 30-36, scoprendo resti di mura crollate che Gunstag datò ovviamente intorno al 1400 a.C., conformemente alla data biblica della conquista allora ammessa. Ma negli anni 52-58 Kathleen Kenyon riscavò il sito, lo vedete qui, questo è un riferimento alla ripresa di analisi dello scavo della Kenyon, e dimostrò che la distruzione andava datata archeologicamente in realtà nel 1500 a.C., cioè circa 100 anni prima della data che avrebbe avuto la distruzione nel racconto biblico. Addirittura collegata ad un attacco egiziano già noto da fonti indipendenti, mentre il sito successivamente era stato abbandonato. Le conclusioni della Kenyon, negative, furono sostanzialmente poi confermate nel 1995 dalle analisi al radiocarbonio, che datarono il livello di distruzione addirittura alla fine del XVII o nel corso del XVI secolo. Di conseguenza divenne opinione diffusa, giustamente, tra la maggior parte degli studiosi che il racconto biblico sulla caduta di Gerico, ammesso ce ne fosse stato bisogno, non poteva fondarsi su autentica informazione storica. Malgrado ciò, i tentativi di riaprire la questione, rifiutando la conclusione allora inevitabile, sono continuati e continuano ancora. Potete vedere, vi faccio semplicemente vedere, questa è una delle tante illustrazioni, no? Per sette giorni si fa il giro delle mura suonando il corno, eccetera, e quindi il miracolo del crollo delle mura, ma questo è uno degli esponenti, avete qui Wood, che è un rappresentante di un gruppo di studiosi biblici, che appunto è uno dei fautori invece della tesi opposta, ha scritto un libro su questo, cercando già di dimostrare che invece le cose andavano datate diversamente e che la Bibbia aveva ragione. E più di recente c'è stato, anche per questo me ne occupavo, c'è stata la ripresa delle indagini da parte di una missione dell'Università di Roma, guidata da un vecchio allievo di Paolo Mattia, Lorenzo Nigro, che però poi si è molto staccato, in collaborazione con l'autorità palestinese, che ha offerto dati nuovi che sono stati però subito riutilizzati da ambienti, diciamo così, confessionali in senso tradizionale, offrendo ancora una volta un esempio di quello che è chiamato il concordismo, che ho cercato poi di applicare al caso delle origini di Roma negli ultimi anni, e ci tornerò. Come documento di questo, vi faccio vedere solo questa pagina impressionante: hanno trovato un nuovo settore delle mura nel corso di questi scavi italiani e palestinesi. E anche qui è stato ritrovato lo stesso mura crollato, e quindi, vedete, ho messo evidenze notorie di Italian Film Evidence Uncovered in Earlier Excavation, it fits the biblical story perfectly. E continua. Naturalmente queste conclusioni non coincidono con quelle degli scavatori, o per motivi scientifici, o per motivi, diciamo, anche di opportunità politica, che a chi agisce in queste zone non mancano mai, purtroppo, di influire,
E il commento che voi vedete su questa Archaeology Review è quello che leggete alle ultime quattro righe. Sfortunatamente gli archeologi italiani, le autorità palestinesi, la Associated Press, eccetera, eccetera, che hanno fatto? Non se ne sono accorti di questo, del fatto che ci fossero delle mura crollate al momento giusto. In Cities and Sad Commentary, sullo stato dell'archeologia nella Terra Santa, quando lo scopo degli scavi in un sito biblico è quello di disproved Bible e dissociare il sito with any historical Jewish connection. Non ho, diciamo, commenti né competenze su questo tema, mi basta però farvi vedere, questo è uno delle tante possibili, quanto, diciamo, questa attività sia oggetto in realtà di influenza, di motivazioni allotrie esterne. È un po' inevitabile, ma appunto indipendentemente da quella che è o sarà la realtà verificabile, messo che lo sia fino in fondo, diciamo, è inevitabile che ci siano nell'attività archeologica in Palestina e non solo queste attività, ma non è affatto un caso isolato. Un altro caso famosissimo, spero lo tratterò molto più rapidamente di quanto sia, ma forse è il più noto, è quello di Troia e di Schliemann. Dimenticavo di dirvi che nel caso, diciamo così, dell'attività in Terra Santa è ben noto che questo intreccio politico-religioso nella realtà medio orientale rende queste vicende tremendamente delicate e le polemiche sono veramente furibonde in vari casi, ma c'è quantità, chiunque può trovare sulla rete, un materiale anche molto serio, è difficile distinguere, ma la quantità di informazioni su questi effettivamente è impressionante anche per un antichista. Passando a Troia e alla Grecia più antica, ovviamente minoica, micenea e alto, arcaica, abbiamo subito a che fare con un personaggio che tutti conoscono, la figura leggendaria di Friedrich Schliemann, 1822-1890, il geniale finanziere, speculatore, spregiudicatissimo, cui si deve appunto la scoperta del mondo miceneo e di Troia, almeno ufficialmente. Questa è una copertina di rivista di pochi anni fa, in cui, come vedete, Schliemann, la moglie greca Sofia, il cavallo di Troia, molto simile a quello molto ridicolo che è stato ricostruito dai colleghi turchi a Troia, e un immaginario della città in fiamme. È stato fatto più volte anche il collegamento, come sfraghisse di questo, con una frase di Plinio: Ilium unde omnis rerum claritas, non ho bisogno di tradurlo, forse è stata anche un po' sovrainterpretata come un valore generale, mentre forse ha un significato più limitato. Comunque, come è noto, Schliemann è diventato ricchissimo, anzi all'inverosimile, dopo la sua straordinaria carriera e le speculazioni fatte durante la guerra di Crimea, quando forniva all'esercito dello zar materiali bellici e non bei rifornimenti, si dedicò quasi a tempo pieno dopo all'attività archeologica e negli anni 70 si reca a Troia, eccetera, eccetera, c'è un'infinità di cose, ma meglio che qui tagli, e tutti sapete le varie vicende, meno nota è la sua attività ad Itaca, che non, però insomma non ebbe grande successo, ma nel caso di Troia pubblicò già nel 74 la prima monografia dedicata alle antichità di Troia e suscitò inevitabilmente, nel momento di massimo fulgore della filologia e della storia antica in Germania, reazioni molto critiche. Ovviamente con i mezzi che aveva, le amicizie, organizzò un primo convegno a Isserlich, pagando lui stesso gli intervenuti, fra cui
qui lo vedete il primo a sinistra, che è un capitano studioso di archeologia, Böttcher, che fu il suo principale avversario in quegli anni, e poi naturalmente fra questi dovete tener conto dell'uomo col cappello più alto, che è Wilhelm Dörpfeld, quello che poi ha dato un aspetto realmente scientifico alle indagini di Schliemann. Questo è un ricordo fotografico del secondo convegno, e insistendo tenacemente, grazie all'amicizia con uno scienziato, Virchow, e riuscì man mano, con metodi anche spregiudicati, a, diciamo così, ottenere il successo che i colleghi non gli avevano inizialmente consentito. Qui fu presente lo stesso Virchow, qui, insieme agli esperti dell'argomento. È stato il suo maggiore sostenitore ed era uno scienziato. Questa è semplicemente un'immagine della mostra che fece a Berlino dei materiali di Troia, che poi, come sapete, sono solo in parte rimasti a Berlino e poi sono finiti a Mosca, al Museo Puskin. Ora, la santificazione generale della figura di Schliemann, quella evidente da questa immagine oleografica ed agiografica, divenne un fatto di massa e ottenne anche il rispetto di molti studiosi fino al 95, anzi già nei primi anni 90, David Trail pubblicò una serie di studi molto critici e durissimi contro Schliemann, mettendo in dubbio per la prima volta a fondo l'onestà scientifica di Schliemann. Alcune delle cose che ha scoperto Trail sono indubbie: falsificazioni nella sua biografia evidenti, retrodatazione del suo interesse per Troia, collegata a un libro che in realtà era apparso molto, molto dopo la sua giovinezza, e così via. E quindi da quel punto di vista biografico qualcosa era già emerso prima, ma diciamo così che ora si sa che il cosiddetto tesoro di Troia fatto è in gran parte prodotto di acquisti sul mercato antiquario messi insieme, e tutta un'altra serie, diciamo, di fatti del genere, di disinvolture. Cioè pare che anche scientificamente, specialmente a Troia, per amore di tesi si sia comportato in un modo molto spregiudicato a essere buoni. Ciò non toglie che ha realmente affermato elementi indubitabili come l'identificazione con Troia. Naturalmente era già stata identificata dal console americano a Costantinopoli, Frank Colbert, che aveva addirittura comprato metà della città e lui tranquillamente se n'è impadronito, e così via. Ci sono state, diciamo così, ricerche e polemiche anche negli ultimi anni a questo proposito, e c'è stata anche una forte reazione. Il tutto è stato anche ancora di più accentuato dalla ripresa delle indagini a Troia di un collega archeologo tedesco, Manfred Korfmann, che ha fondato Studi a Troica, un'intera collana, e che ha tentato, diciamo così, una nuova operazione Schliemann, mostrando, questa è la sua tesi, che Troia in realtà era molto più vasta e che quella che si è conservata, ridottissima, non era altro che una sorta di acropoli di un insediamento molto più vasto, ma suscitando polemiche furibonde fra gli storici tedeschi, in particolare Frank Kolb, che ha scritto appunto fra pagine molto dure contro Korfmann. Poi la morte di Korfmann ha in parte smorzato l'interesse, ma era all'ordine del giorno sulla stampa tedesca, c'è un cospicuo dossier. Sì, insomma, se volete posso fornire una parte almeno delle informazioni. Credo che ancora di recente c'è stata un'ultima mostra su Schliemann a Berlino. Altro elemento che ha influito: la scoperta che parte del tesoro di Troia era al Museo Puskin a Mosca, portato via appunto dopo la conquista di Berlino da parte dell'Armata Rossa. Ma noi cosa interessa? Interessa perché anche Schliemann ha avuto questo enorme successo grazie alla sua personalità,
alla novità delle cose che ha visto, alla determinazione e alla mancanza di scrupoli, e ha coinvolto l'opinione pubblica internazionale senza lesinare né mezzi né altro, e ha colto, diciamo così, un aspetto che riaffiora ogni tanto, altre volte. Il desiderio di vedere che una tradizione, come nel caso della Bibbia, anche se le implicazioni in apparenza sono minori, era in fondo storia vera. Si è ripetuto molto anche per caso di Troia, Nittiti e così via, unendosi ovviamente alla questione omerica. Glenn Wust mi perdonerà della banalità di queste cose. Qui avete appunto la Sofia vestita con il tesoro di Troia. E diciamo così che è estremamente istruttivo questo caso, perché mostra i meccanismi che sono ancora all'opera. C'è una produzione continua, appunto l'opera di Marek ha ancora di più a suo tempo diffuso il successo di Schliemann, che è diventato l'eroe moderno, e questo ha creato un meccanismo autonomo di consenso, che curiosamente continua anche oggi con polemiche molto dure. È vero che Trail è andato un po' troppo oltre nel tentativo di sminuire, dicendo che persino la maschera di Agamennone, cosiddetta di Agamennone, era un falso moderno e così via, cosa che pare sia assolutamente senza fondamento. E le reazioni sono molto forti, anche studiosi molto seri, però critici verso questi aspetti, come Olivier Masson in Francia, per esempio, ha recensito duramente Trial proprio per questa mania di contrastare Schliemann. Ma senza che volermi pronunziare su questi fatti, vanno tenuti presenti i meccanismi e i retroscena, diciamo così. Qui si voleva mostrare che una tradizione era autentica, e questo gli ha garantito il successo, moltiplicato poi da letteratura, cinema, eccetera, eccetera. Vedremo, guardate bene questa immagine, perché ci torneremo su alla fine. Un qualcosa di analogo, di molto meno noto fuori, da certi punti di vista, cioè il meccanismo intendo, no? La semplice scoperta, si è verificato nel caso di una grossa scoperta che riguarda Roma arcaica, i problemi delle origini di Roma, e la figura di uno dei padri fondatori dell'archeologia moderna scientifica, fra virgolette, cioè Giacomo Boni. Questa è la foto nota, lui in posa davanti a una delle sue maggiori scoperte, la necropoli del Foro Romano, qui davanti a una tomba incinerazione. Celebre, la trovate in tutti i manuali, in rete, ovunque, molto bella peraltro. Cos'era successo? Un episodio che si inserisce in un progetto di un grande ministro della pubblica istruzione, Guido Baccelli, che dà avvio ai lavori di scavo e risanamento dell'area del Foro Romano. Una delle scoperte fu la scoperta di un complesso contrassegnato da una pavimentazione in pietra nera, detto appunto lapis niger nelle fonti, sotto la quale uscì fuori un complesso di monumenti importante, con una iscrizione ancora oggi fondamentale, forse la più importante dell'età arcaica, in latino, cioè il cosiddetto cippo del Foro Romano. Qui lo vedete qui, sulla destra, e in fondo avete la stratigrafia, come è stata, diciamo pure, ricostruita da Boni, e questa è l'iscrizione famosa, e dove si trova ancora oggi, ora è stata ripulita, pare ci siano delle piccole novità. Il ministro Guido Baccelli nel 1898 fece passare questo progetto di liberazione del foro che, tranne alcuni monumenti già isolati, era ancora occupato da case. Ne vedete ancora varie nella parte sinistra, nella parte che ora è occupata, dove c'è Via dei Fori Imperiali adesso.
è un po' una premessa ai grandi sventramenti, ma fatta in un modo, diciamo così, eccezionalmente sagace, almeno in un momento successivo. Questa è addirittura una cartolina celebrativa dell'opera di Baccelli, fatto poco dopo, pochi anni, un paio d'anni credo, dopo la fine degli scavi nel Foro Romano da lui promossi. La cronologia di questa scoperta è impressionante. Questo è Felice Barnabei, che era il direttore delle antichità allora, e la foto che c'è qui nel nostro archivio alla scuola, con dedica al D'Ancona, Alessandro D'Ancona, di cui è stato allievo, e proprio qui in archivio. Dobbiamo tener conto che questa scoperta del 1899, vedremo la cronologia, si inserisce in un momento chiave molto importante nella storia culturale europea e degli studi, diciamo, sul periodo più antico della storia romana. Dobbiamo tener conto di due cose. Domina un germanesimo culturale generale. C'è una forte reazione nazionale contro questo, diciamo, dominio culturale di matrice teutonica, anche se molti di questi erano esponenti, erano anche italiani o di varie nazionalità. Inoltre c'erano forti tensioni fra laici e cattolici già allora. Poi c'erano state una serie di grandi polemiche su attività archeologiche, il primo periodo del Museo di Villa Giulia, alcuni materiali dall'Agrofalisco, polemica furibonda fra Helbig dell'Istituto Germanico contro Felice Barnabei nel febbraio 99, poi gli scavi, il Museo Nazionale di Napoli, un congresso che era stato, diciamo così, promosso e organizzato da Ettore Pais nel Novecento, poi sarà realizzato più tardi. E la situazione politica generale in quegli anni. C'è nel 98 un gabinetto Pellù che si legge con gravi difficoltà, come è noto ci saranno poi l'impressione di Bava Beccaris, l'uccisione poco dopo di re Umberto I, insomma questo governo era in fase traballante. Guido Baccelli aveva molta fretta allora, fretta di arrivare a risultati, quindi premettero molto, quasi diciamo pure certamente, sugli scavatori, però lo scavo fu estremamente produttivo. Il 10 gennaio del 1899 fu scoperto questo lastricato di pietra nera e fu immediatamente presentato come la scoperta della tomba di Romolo, perché così era una delle interpretazioni di questo monumento già in antico, in Festo, sotto la voce Niger Lapis, e così serviva. E se si va a vedere le testimonianze dell'epoca e quello che si è scritto, la gente andava a deporre fiori, accendere candele come sulla vera tomba di Romolo, in opposizione ovviamente che cosa? Alla critica storica, al germanesimo imperante che negava la storicità come leggenda, sto semplificando, ma diciamo questo era l'ambiente, poi si unirono tanti altri motivi. Pensate che di corsa il 22 gennaio già ci fu una seduta all'Accademia dei Lincei con una prima presentazione, un archeologo dell'epoca, Guglielmo Gatti, e già in quell'occasione il padre fondatore forse dell'antichistica seria italiana, Domenico Comparetti, si alzò e stroncò questa interpretazione della nuova scoperta. Questo costituì un problema perché questa scoperta era, diciamo così, in un certo senso, cominciava a essere cavalcata politicamente anche per necessità. Ora succede che pochi giorni dopo, è una cosa che è stata messa sotto silenzio, l'ho scoperta nella agiografia della Evatea, che in realtà l'iscrizione, il cippo del Foro Romano, non fu scoperto, come si dice in tutte le manuali e nella Bibbia, il 30 maggio del 1899, ma in realtà sarebbe stata vista o intravista già il 25 gennaio e poi ricoperta. Perché è stata ricoperta? Perché fu organizzata una visita dei deputati
a visitare gli scavi. Quindi fu mostrata l'Ara di Cesare, che era stata un'altra grossa coperta, e naturalmente in quei giorni fu votata la prosecuzione degli scavi, dopodiché cominciò uno scavo, diciamo così, almeno in parte più scientifico del resto. E arrivarono il 30 maggio finalmente a scoprire interamente l'iscrizione e mostrarla. Immediatamente si presentò Christian Hülsen, che era primo segretario dell'Istituto Archeologico Germanico e faceva parte del comitato internazionale che sovrintendeva gli scavi, ma gli fu impedito di vederla e mandato via, e lui poi si dimise. Di corsa si fece la prima edizione, che già nello stesso mese, sembrano tempi incredibili, quindi probabilmente avevano cominciato già a lavorarci prima, tranne il linguista Ceci che improvvisò una cosa dottissima lavorandoci giorno e notte, ma un po' fantasiosa. E quindi furono pubblicate il 17 giugno del 1899 nella Notizie degli Scavi, la prima edizione di questa straordinaria, resta ancora una straordinaria scoperta, merito sicuramente del ministro e di Giacomo Boni. La data finale della dedica a Baccelli, al ministro che completa, diciamo così, il volume, è in realtà il 24 giugno, ma come sapete tra il 30 maggio e il 24 giugno arrivare a stampare addirittura una cosa del genere è stata una straordinaria performance. Vi faccio semplicemente vedere la frase di Evatea a cui dicevo: il 25 gennaio fu intravista l'iscrizione arcaica, la tribuna fece appena in tempo a darne l'annunzio che essa venne di nuovo ricoperta. E giustifica, era consuetudine di Boni indugiare gli scavi importanti sino a che fosse calmata la sorpresa del primo ritrovamento, ma era chiaramente per organizzare una messa in scena con la presenza di Comparetti e altri che furono invitati subito a venire a vedere per racconto della... E come vedete subito, si formò intorno alla frase iniziale, al monumento, quello stato d'animo eccitato che è il meno favorevole alla giustizia scientifica. E naturalmente la parte, diciamo così, nazionalistica, lo zelo tedesco per impadronirsi delle scoperte, Hülsen, che ovviamente si interessò immediatamente, obbligò Boni, d'accordo col Baccelli, a precludere l'accesso agli scavi agli stessi membri della commissione. Questo per farvi capire il clima in cui si verifica. Ci sono molti altri particolari, questa è la prima edizione e vedete appunto la dedica di questa prima edizione fatta da Giacomo Boni al ministro Baccelli, cosa un po' consueta, questa pagina intera nelle Notizie degli Scavi. Ma la edizione, diciamo, del testo e il commento era stato affidato a un linguista che, guarda caso, era stato segretario del ministro in passato. Luigi Ceci, un personaggio di livello, ben informato, ma di un nazionalismo sfrenato e che naturalmente aveva proprio come suo scopo dichiarato quello di dire: questa iscrizione smentisce tutto quello che hanno fatto la filologia e la storia, specialmente da parte degli storici tedeschi, e di Ettore Pais, che era, come dirla con Croce, chierichetto della scienza tedesca, e semplificando in modo assurdo le cose. Ma il Comparetti, che era una persona seria, il senatore Comparetti, che era già intervenuto ai Lincei per ridimensionare le cose, anche se nel caso del monumento forse ha torto, nel caso dell'iscrizione la sua è la prima vera edizione scientifica. E scrisse questo saggio, e basta qui leggere questa frase: quanto rumore levasse questa scoperta non è dopo che io lo ricordo. Fra il volgo e anche fra persone di non mediocre cultura, la nuova fola del sepolcro di Romolo trovò facile accoglienza, non così fra i dotti.
duole dirlo, ma le cose si sono poi ripetute per un pretesa scoperta del muro di Romolo e così via, e purtroppo anche dei dotti ci cascano, ma questo è un altro discorso e non voglio, diciamo così, fare polemiche. Avete Domenico Comparetti e Ettore Pais, che proprio allora stava pubblicando la sua storia critica di Roma, che è un monumento di dottrina, di erudizione, anche di acutezza mista a cose molto dubbie, ma diciamo nell'insieme è stato uno dei padri fondatori con Belloc di quella che si può chiamare, è stata chiamata la ipercritica moderna, che è una critica comunque estremamente razionale e seria da non sottovalutare. Questa è la foto che abbiamo qui alla scuola in archivio, sempre dell'album del D'Ancona, perché insegnava qui a Pisa. Le polemiche mostrarono subito, anche da parte di Comparetti e di altri, che questo primo scavo, fino ad arrivare alla scoperta dell'iscrizione, era stato un po' pasticciato, troppo rapido, non rispettando i criteri dell'allora nascente teoria dello scavo stratigrafico, che Boni perfeziona e porta a un livello raggiunto solo molti anni dopo, che se le basi erano forse già in Dörpfeld per alcuni aspetti, reagì a queste critiche buttandosi in un lavoro molto serio, ed è interessante che cosa fa. Chiama immediatamente a sostegno diretto e indiretto il meglio delle tecniche e della tecnologia allora disponibile in Italia. Era stato creato nel 1896 un reparto fotografico del Genio che si occupava dei palloni aerostatici, ed è il primo in assoluto che lo fa applicare allo scavo archeologico. Applica tecniche di rilievo e di disegno di una bellezza e di una precisione straordinaria. Avete in alto la foto da pallone frenato con il lapis niger, che fu ripreso immediatamente nel mondo intero perché era praticamente una novità assoluta, tranne piccoli casi quasi casuali, diciamo, comunque non sistematici. E a destra, molto ridotto perché sono enormi fogli, sono stati anche esposti in mostra negli ultimi anni, di questi splendidi rilievi della zona, e teorizzando fino all'estremo il metodo stratigrafico e la stratigrafia. Qui avete in basso una foto del Genio militare mentre fa queste riprese. Quello che mi interessa qui dire è che in questo caso, per rafforzare le teorie, sempre grazie all'appoggio ovviamente di un ministro influente come Baccelli, che era un medico, è stato il fondatore del Policlinico a Roma, è un personaggio di statura notevolissima, in assoluto, indipendentemente ovviamente dal benemerito lavoro che ha fatto fare nell'area centrale di Roma. E Boni le fa applicare. E questo è un merito enorme. Naturalmente se ne serve per teorie che a volte sono strampalate, diciamo oggi si potrebbe dire addirittura, scusate, le cose da manicomio in qualche caso. Ecco, se leggete, ho pubblicato qualche piccolo estratto proprio negli annali, qui in un lavoro sulle origini di Roma, sono anche molto divertenti. Il brutto è che alcune di queste cose continuano in forme diverse, aggiornate. Ma questo è un altro discorso. Ora, l'insieme di questi tre argomenti di analisi critica e di difesa dalla critica, coinvolgendo il meglio delle scienze, sperando che possano avere il valore di corroborare la ricerca di una verità della tradizione, più o meno indimostrabile in realtà, è un punto estremamente interessante che si ripete. Nella mia piccola esperienza, che ha toccato un paio di questi ambiti, uno sistematicamente, un altro solo occasionalmente, ho avuto modo appunto qui, grazie al laboratorio precedenti che c'erano, di dedicarmi appunto al caso di Segesta.
Ovviamente un caso notevole per la importanza del sito, per risultati avuti su un altro piano. Naturalmente per tutto quello che riguardava un discorso di origine, non, le indagini che abbiamo fatto non possono dire assolutamente nulla, perché l'area dell'Agorà è stata interamente, diciamo, ripulita in età ellenistico-romana per le grandi costruzioni su cui ci siamo poi concentrati. Perché ho scelto Segesta, diciamo, in cui c'era stato un precedente intervento del professor Ninci, poi purtroppo la scuola era stata allontanata in malo modo da Segesta ed è stato un lungo lavoro molto duro per riuscire a riottenere il permesso di riprendere l'indagine. Perché Segesta, come forse sapete, era considerata una fondazione troiana in una delle due leggende, l'altra più vicina al vero la vedeva come popolata da popolazioni che in realtà erano di origine italica, più vicina probabilmente alla realtà. E questa leggenda troiana di Segesta era valsa nel periodo della prima guerra punica l'amicizia dei romani, che l'avevano protetta e premieranno Segesta dandole un enorme territorio, la gestione del santuario forse più importante di quell'area, quello di Venere Ricina ad Erice, un santuario, diciamo così, multietnico. E nello stesso tempo c'era qui l'opportunità di scavare un agorà che in qualche modo è uno specchio di una città antica. Naturalmente si doveva fare con tutti i crismi, nei limiti del possibile, e così si è potuto andare avanti, e forse ormai avete visto, non insisto troppo su questo aspetto, che grazie a quello, grazie a una forte integrazione con l'Università di Pisa, l'insegnamento di archeologia della Magna Grecia, di Cecilia Parra e altri, tutti giovani collaboratori indispensabili del laboratorio e agli scavi della scuola e dell'università, si sono potuti ottenere in un numero di anni limitati, dato che si devono usare tecniche ovviamente non troppo distruttive, quindi una lentezza è necessaria, risultati, credo, di non peccare dicendo che sono stati notevoli, ma si riferiscono tutti alla fase, tranne pochi residui precedenti, all'età ellenistica, all'età romana o addirittura all'età medievale. Ma questo non è di minore interesse, non mi posso soffermare, ma facciamo appena una rapidissima carrellata. Qui avete la ricostruzione, state fatte prima in 2D, poi in 3D, poi c'è stato un ulteriore passo in avanti grazie al laboratorio e Dreams del professor Barone, ma si è riusciti, diciamo, a mettere in luce un portico di dimensioni straordinarie. La parte lunga è praticamente lunga quanto la stoa di Attalo ad Atene, più due ali, due avancorpi laterali di 19 metri. La larghezza totale all'esterno supera i 100 metri, cioè un portico impressionante di quelli che in generale nel mondo greco sono spesso stati finanziati o donati da sovrani ellenistici. Qui no. Grazie alle iscrizioni già note, di cui ora possiamo ricostruire anche la posizione, che dovevano, non erano isolati come cippi o altro, ma erano inseriti in strutture architettoniche, una l'abbiamo ritrovata, e all'attacco fra due si può dire che i monumenti dell'Agorà, in particolare questo portico e altre strutture, sono state costruite dall'élite che era di Segesta, che occupava sacerdozi e magistrature. Non mi soffermo su questo, questo è uno degli ultimi, sono, per darvi un'idea delle strutture importanti dell'ala est di questo, che erano sostenute da strutture che più impressionanti di quelle che conosciamo. Questo deve essere ancora finito di scavare, c'è forse un altro piano sotto, come sostruzioni spettacolari del secondo secolo avanti Cristo.
Questa è la piazza in cui è appunto una delle applicazioni tecniche, vi parlerò solamente di questo, che è stato fatto, questo Digital Terrain Model dalle curve di livello, ovviamente tutte cose di cui io so qualcosa, ma sono i collaboratori che mettiamo insieme con Cecilia Parra e altri che hanno fatto questi notevoli lavori. E qui avete appunto questo che ci ha permesso di calcolare in una cubatura di almeno 9.000 metri cubi di roccia sono stati tolti per fare questa piazza e costruite a una parte, questo ora lo sappiamo meglio di quanto sapessimo un tempo, grandi sostruzioni. Il procedimento è questo, non lo commento, potete guardare rapidamente le cose. Queste sono alcune dei risultati e le tecniche che vengono fatte con la fotogrammetria. E questa è una delle ultime acquisizioni, una sorta di, diciamo così, di giornale di scavo fotogrammetrico, vedete, fatto da uno degli allievi, è stato anche presentato in convegni, che consente una documentazione costante, strato per strato, già con la fotogrammetria. E questo ovviamente, forse molti di voi lo sanno, è che al CAVE del professor Barone c'è questa ricostruzione 3D fatta dal Dreams Lab in base alle prime ricostruzioni nostre e, diciamo così, da questo punto di vista e ad alcuni altri si può dire che realmente si è stati all'avanguardia nelle presentazioni. Soggiungo, anche se non ve l'ho fatto vedere, che ad esempio nell'uso dei droni il laboratorio è stato fra i primi in Italia, già nel 2010 lo usavamo, il primo con cui abbiamo fatto i primi esperimenti in base alle prime notizie. Oggi, come sapete, è all'ordine del giorno dappertutto, ma siamo stati forse una delle prime strutture pubbliche a dotarsi di questa strumentazione. Questo per farvi vedere un altro aspetto che a me è più caro, quello della studio delle iscrizioni, questa è una delle più importanti, e quello che vedete a sinistra ben conservato è stato ritrovato in scavo e si collega, integra un'iscrizione già nota dal 600 e l'abbiamo trovata nell'Agorà, quindi ci ha dato la prova che quell'altra anche veniva da lì, riutilizzata come soglia, ma lo faccio solo come esempio. Ora, questa segesta ellenistico-romana, e sono le ultime cose, poi concluderemo con una cosa divertente, non è un qualcosa che non abbia a che fare con quello che dicevamo prima di Troia. Segesta ha avuto enormi benefici, in realtà, dal passaggio dai cartaginesi ai romani, ma, diciamo così, ha usato il suo mito di fondazione. O allora o pochissimi anni dopo, comunque prima della costruzione a Roma del Tempio di Venere e Ricina, che è ben datato. E ora noi vediamo che poco dopo, nel secondo secolo, si organizza in grandi strutture terrazzate, un po' per motivi ovvi, un po' perché la visione, diciamo così, moderna dell'urbanistica ellenistica, ma questo io credo che corrispondesse nella cultura dell'epoca anche all'idea che ci si faceva di Troia, non tanto alla Troia reale, ma alla Troia dell'immaginario. Ne abbiamo una riprova in un documento che è di età augustea, una delle tavole iliache cosiddette, in particolare quella capitolina, ma non è l'unico. Come ci si immaginava Troia? E come vedete qui, la città cinta da mura, con queste grandi piazze porticate. Io penso questo sforzo enorme che hanno fatto i segestani, che poi non hanno retto, sappiamo, a lungo economicamente, finanziato da fonti che con precisione non conosciamo, ma con il coinvolgimento diretto della loro elite, secondo me ha dietro di sé in qualche modo quel mito delle origini, quel volersi presentare con una piccola Ilio nel cuore della Sicilia occidentale. Ma terminiamo con appena così, sorridendo un po'. Quello che ho detto, questo discorso, queste poche chiacchiere avevano troppo lunghe forse,
a che fare naturalmente non solo col rapporto storia-archeologia, ma anche con l'ermeneutica storica, con l'interpretazione di quello che si trova, per mostrare quanto, senza voler fare i nietzscheani fino in fondo, che non esistono realtà ma solo interpretazioni, cosa che non credo, non esisteranno verità, ma esistono comunque delle realtà, ma l'interpretazione ovviamente è sempre condizionata. Ora questo bravissimo disegnatore, scrittore inglese, ma poi trasferitosi negli Stati Uniti, David Macaulay, a cui dobbiamo una serie importante di libri in apparenza solo per ragazzi, perché sono splendidi, ha fatto La città romana, Il castello, La cattedrale, che è una meraviglia, e così via, ha scritto anche e disegnato un volume che si chiama appunto Il motel dei misteri, in cui immagina che la civiltà Yankee finisca in un futuro, proprio nel millennio in cui ci troviamo a vivere, ma abbastanza più in là, venga distrutta, che degli archeologi del futuro scavino un motel che si chiama non a caso Tutankhamon. E è una lettura che io consiglio a tutti gli archeologi, io sono uno storico in prestito ogni tanto all'archeologia e con una formazione un po' mista, ma diciamo, credo che sia una lettura, sarebbe una lettura salutare. E prende in giro tremendamente, efficacemente, la vera e propria mania degli archeologi, che ovviamente, trovando cose sacre e cose non sacre, le interpretano tutte in questa chiave unica religiosa. E se riuscite a leggere, voi potete vedere appunto come lo scavo e i ritrovamenti di una stanza di motel possano essere interpretati, no? Come vedete subito il televisore che diventa un grande basamento sacro, il vaso, il contenitore del ghiaccio che diventa un canopo, no? Caro agli studi di egittologia, e così via. E ricordate anche, fra l'altro, c'è un libro splendido, è questo, illustrato benissimo, che purtroppo non è stato tradotto in italiano, è stato tradotto in francese, credo, in altre lingue, ma in italiano no, e non so se è un caso questo. E nello stesso libro c'è una piccola civetteria, e con cui concludo un po'. Non commento in nessun modo, ma qui avete la signora Sofia Schliemann e qui la ricostruzione della decorazione che lui mette alla sua collaboratrice o moglie, decorata e abbigliata in questo modo. Grazie per l'attenzione. Grazie al professor Ampolo per questa interessante lezione su quanto sia delicata, diciamo, l'archeologia, l'interpretazione di ciò che si scava, che quindi può essere deviata secondo le proprie convinzioni politiche addirittura, o secondo le proprie convinzioni storiche. Ringrazio anche il professore per essere stato uno dei principali sostenitori del progetto VIS sin dalla sua nascita. Il Laboratorio di Scienze delle Antichità ha partecipato a VIS appunto da 2 anni a questa parte. E lascio la parola al pubblico per delle domande al professore. Una domanda, era tutto chiaro? Mi pare che anche Umberto Eco, non so dove, dicesse a un certo punto che degli archeologi avevano trovato scritto su un foglio di carta in un'antica lingua, poi decifrata, delle parole "mi illumino d'immenso", e dopo averle studiate lungamente avevano stabilito che era il verso di un poema epico di almeno 10.000 versi. Di questo questo è un altro frammento dell'ironia sull'archeologia. Non lo sapevo. Solo una domanda, che è un tema che mi ha interessato molto, sul rapporto fra tradizione e realtà,
l'imporsi del, come dire, la questione del rapporto fra archeologia e storia biblica nella sua, come dire, nella sua presunta oggettività, nella sua presunta verità. Mi ha stupito che ci sia, mi scuso della mia ignoranza in materia, che ci sia ancora così tanti dubbi, non è stata trovata qualche pistola fumante, voglio dire, su questo argomento, che su un monumento, su un resto archeologico, su, possono esserci dubbi e interpretazioni, ma sull'enorme quantità della cosa, ancora sussiste, mi ha colpito un tuo riferimento a questo, una significativa corrente che intende la Bibbia e il Vecchio Testamento soprattutto come una verità oggettiva. Troppo sì. No, fu per me una scoperta quasi sconvolgente il trovare, specialmente oggi che c'è una facilità di trovare online, una quantità di siti molto forti e comunque anche all'interno della comunità degli studiosi e degli specialisti ci sono forti opposizioni o tentativi di conciliazione di questo concordismo che è nato per concordare, per far accordare la scienza moderna con la Bibbia, ma si è esteso molto in campo storico. E ci sono delle sensibilità impressionanti, una produzione sterminata in riviste, giornali o altro, è molto forte nel mondo protestante. Oggi come oggi, c'è anche nel mondo cattolico, ma nel mondo protestante, specialmente americano, è impressionante. Ecco, l'autorizzazione scientifica è molto varia, c'è veramente tutta la gamma, dal dilettantismo più sfrenato fino agli studiosi più forti. Un caso, per esempio, anche di magistrale di questo è la discussione sull'origine e la cronologia dell'alfabeto greco e dell'imprestito, diciamo, dall'alfabeto fenicio e dal mondo del vicino Oriente. Lì ci sono tentativi, diciamo, in parte assurdi di rialzarlo, ma si, diciamo così, colorano di tonalità quasi, non posso dire confessionali, ma una sorta di fortissimo nazionalismo, un campo biblico, nazionalismo religioso, diciamo così. E sono cose che attraversano le varie, diciamo pure, confessioni religiose e tendenze. Si ritrovano ovunque. Confesso, una volta avevo respirato leggendo nel libro di Ratzinger su Gesù, quindi quanto di più lontano uno possa immaginare dalle tendenze più aperte, diciamo così, cattoliche, invece la riaffermazione chiara e precisa che il metodo storico critico è l'unico valido nel caso della Bibbia. Lì evidentemente la serietà del collega teologo prevaleva sulle pulsioni conservatrici, diciamo così, ecco, di Ratzinger, però quello dal punto di vista. E non è sempre così, però è un arco enorme, ecco. Io sono un dilettante in quel campo, ho cercato solo di fare già da molti anni tante letture e devo dire è veramente impressionante in alcuni casi. Anche una volta mi sono trovato in un convegno a Roma che toccava problemi cronologici, stavo a presiedere e non sapevo come fare, ci è mancato poco, veramente dovetti quasi dividere fisicamente un israeliano e un olandese che si stavano realmente prendendo a male parole e col rischio che trascendessero, proprio l'olandese Niebuhr e un collega israeliano, per la cronologia, perché per gli uni vale, per uno valeva la cronologia che confermava sostanzialmente, anche senza dirle, pure uno che ha lavorato con studiosi di grandissimo livello come Finkelstein e altri. Sono realmente delle situazioni. Il problema è che non sono isolate. Il dibattito sulle origini di Roma ha molti punti di contatto, non quella confessionale, perché ovviamente è neutro, ma il desiderio di vedere storicamente tutto.
tutta la tradizione, persino i lati chiaramente più leggendari o altro, si può dimostrare esattamente il contrario, o almeno una serie di posizioni ben diverse. Eppure c'è questa fiducia, non vi ho fatto vedere quello che succede poi a queste scoperte di Boni in età fascista o altro, ecco, in parte per certe pagliacciate incredibili sono state fatte o altro, però insomma bisogna riconoscere, come nel caso di Schliemann, l'enorme valore di questi ritrovamenti, ma le interpretazioni sono tutt'altra cosa, ecco. Questo è nei limiti in cui è possibile separarle, ma il livello scientifico può essere anche elevato, almeno per una parte di questo, e questo è veramente, diciamo così, ormai non mi sorprende più, ma vari anni fa mi sorprendeva enormemente di trovare delle cose chiaramente assurde, ipercondizionate da questo, al di là di quello che sappiamo tutti, che la storia è sempre contemporanea, eccetera, eccetera, da Don Benedetto in poi, almeno, se non da prima. Però in questi ambiti in cui si tocca storia, mito, tradizione e la verifica, ammesso che sia sempre possibile, ci sono delle sensibilità assolutamente impressionanti. Io avevo una domanda molto semplice che però mi incuriosisce molto. Volevo sapere qual è stato l'impatto e qual è l'impatto della tecnologia sulla ricerca in archeologia e soprattutto se alcune scoperte sono state fatte magari non avrebbero potuto essere fatte senza tecnologia, cioè hanno aperto, le tecnologie hanno aperto davvero degli orizzonti nuovi o no? Enormi, ecco, io non sono un esperto al di là di un paio di cose, ma è innegabile che questo, soprattutto è diventata coscienza comune che nella ricerca occorre sempre di più servirsi non solo delle applicazioni scientifiche, dall'informatica a tante altre, ma che questo fa parte, diciamo, della scienza normale dell'archeologia. Ecco, non è detto che lo facciano tutti, ma nei limiti del possibile, infatti è un cammino in rapida espansione, le sensibilità sono molto diverse, ecco, naturalmente, ma insomma, ci sono state intere, quasi intere civiltà scoperte grazie alla analisi sistematica, ecco, per esempio da foto aeree o altro, tantissimi siti sono stati ritrovati, resta sempre poi la scoperta casuale, questo è. Però poi lo studio è diverso, ecco, in molti casi, a volte è solo un ideale, però diciamo così, la coscienza che l'applicazione tecnologica e spesso scientifica nel senso più elevato sia necessaria e ormai diffuso, e secondo me corrisponde giustamente a una necessità di visione globale che si perde poi nell'epoca degli specialismi. Ecco, un tempo potevano farlo le stesse persone, oggi è impossibile, ma diciamo così, con la collaborazione si riesce a fare. Ecco, questo anche qui alla scuola normale si è potuto fare parecchio, fra scuola normale e università. Bene, se non ci sono altre domande ringraziamo. Ah, c'è una domanda. Più che una domanda è un modesto tassello per introdurre la disciplina sorella di storia e archeologia che hai menzionato all'inizio, cioè la letteratura. E riguardo al secondo punto che hai toccato sugli scavi di Troia, volevo ricordare che gli scavi di Kaufmann e le conseguenti polemiche si sono riverberate anche nell'interpretazione della storicità dell'Iliade, e quindi le stesse polemiche feroci si sono spostate sul piano più puramente letterario, soprattutto nell'ambito della filologia tedesca, tra ad esempio Joachim Lattach, esatto, e Wolfgang Kuhlmann, che si sono presi letteralmente a schiaffi verbali, esatto, con da una parte l'appoggio anche ovviamente della nazione turca, che è intervenuta pesantemente nell'interesse che ha a mantenere una piena storicità degli scavi e quindi del valore storico di Troia. No, hai perfettamente ragione, appunto Lattach, anzi, è uno dei sostenitori. Ecco, naturalmente lì c'è anche l'altro problema del rapporto di questo col mondo ittita, che ha
un'altra discussione, ma Omero è coinvolto, diciamo quasi esattamente come la Bibbia in tutta questa discussione, ovviamente è un campo enorme, ma è sempre lo stesso, un racconto letterario, diciamo, e la sua possibile verifica o la sua smentita. Ma quello che stupisce, appunto, come confermi anche tu, è questo, il livello della asprezza che c'è in queste discussioni, perché entrano in gioco tanti fattori, evidentemente, non solo quelli, diciamo, accademici o teoricamente scientifici e così via, ma altre cose, spesso da, probabilmente anche da strati profondi, diciamo così. In Germania ci sono state furibonde, ma è finito sulla stampa, io stesso ho una raccolta di ritagli, di cose, su questo assolutamente impressionanti. E appunto Lata ce l'ha introdotti molto nella parte della discussione omerica, come dicevi, ma insomma, si è fusa, diciamo così, in qualche modo con un'altra questione calda. Ci dà un po' più da fare, diciamo, tutto questo. Ecco. Però rende più vivo forse la ricerca e l'attività su queste cose. Poi, ovvio che la decifrazione della lineare B è stato, neanche accennato ovviamente, un punto chiave di tutto questo. Sono altre domande? Bene, se non ci sono altre domande, ringraziamo ancora il professor Rampo. E a voi. Spero non vi sia.